Radio DGS, l'informazione. Le notizie del giorno. Quarto giorno senza scuola per gli alunni delle elementari di Aieta. Continua la protesta con la quale si sta dicendo no alla pluriclasse che accorpa prima, seconda, terza e quinta elementare. Intanto nel pomeriggio riunione dei genitori con la dirigente scolastica per vagliare alcune proposte. L'obiettivo è quello di uscire da questo guazzabuglio. Sul caso anche la CGIL sta prendendo provvedimenti. Secondo indiscrezioni si starebbe pensando di unire una classe alla quarta elementare, l'unica che cammina da sé, mentre le restanti tre verrebbero unite. Solidali con i genitori che stanno protestando, ma è anche doveroso fare alcune precisazioni in merito alla situazione di Aieta. Queste le dichiarazioni che abbiamo raccolto in merito alla protesta che sta andando in scena da tre giorni nel comune montano a causa dell'accorpamento in un'unica classe della prima, seconda, terza e quinta elementare. Il corpo docente, ci è stato spiegato, sta facendo di tutto per dare un servizio adeguato alla pluriclasse e sta ottimizzando al massimo le risorse disponibili. È bene ricordare che le compresenze saranno garantite per 19 ore settimanali, quindi la classe non verrà sdoppiata solo per 8 ore alla settimana. Pertanto verranno garantite le attività didattiche sulla classe sdoppiata non solo per italiano e matematica, ma anche per geografia, storia ed inglese. Scarsa pulizia del territorio, carenza idrica, mancanza di personale, assenza di servizi socioculturali, viabilità montana in tilt. Questi i soliti problemi che attanagliano Tortora e che si sono ripresentati puntualmente anche quest'estate. A dirlo il gruppo di minoranza Nuova Prospettiva, formato da Toni Iorio, Anna Pia Cervino e Dorisia Grimaldi. Dure critiche sono state rivolte all'operato dell'amministrazione Lamboia che, secondo il gruppo, non ha saputo garantire servizi adeguati, fregiandosi di una bandiera blu che purtroppo, spiegano i consiglieri, appare sempre più sbiadita. Addirittura gli operatori turistici degli stabilimenti balneari hanno dovuto provvedere personalmente alla pulizia delle aiuole. Strade provinciali, se ne parlerà Mormano il 19 ottobre prossimo ai... Strade provinciali, se ne parlerà a Mormano il 19 ottobre. Ai nostri microfoni il consigliere della circoscrizione Bruzia Graziano Di Natale ci ha anticipato gli argomenti di questa riunione. Discuteremo di questa situazione delle strade provinciali, della loro criticità. Purtroppo i collegamenti sono ridotti e malmessi proprio per una carenza di manutenzione, anche perché queste strade hanno necessità di interventi non più di manutenzione ordinaria ma di manutenzione straordinaria. I soldi ci sono. E lo Stato ha trasferito delle risorse. Sanità allo sbando, domani la manifestazione davanti alla sede dell'ASP di Cosenza dei sindaci del Pollino per calamitare l'attenzione sull'ospedale di Castrovillari, al centro di un lento e inesorabile smantellamento che vuole passare inosservato. Ne abbiamo parlato con il primo cittadino di Morano Calabro, Nicolo De Bartolo. Ritengo che come cittadino e come istituzione non possa non partecipare, perché stiamo parlando di un diritto, il diritto alla salute, che dovrebbe essere garantito per tutti, e purtroppo invece mi rendo conto che noi cittadini della Calabria non abbiamo questo sacrosanto diritto. Non è più il tempo delle promesse, ma è il tempo delle risposte, anche per evitare viaggi della speranza. L'associazione di protezione civile Falchi del Pollino del comune di Santa Domenica Talao, in stretta collaborazione con la Società Italiana Anestesia Analgesica Terapia Intensiva Pediatrica e la Scuola Italiana Emergenze, ha organizzato e promosso per il 21 ottobre dalle ore 9 presso la sede del Centro Aggregazione Giovanile di Santa Domenica Talao la seconda edizione del corso BLSD, rianimazione cardiopolmonare adulto e pediatrico con manovre di disostruzione via aerea abilitante,
all'uso del defibrillatore. Con rilascio dell'attestato, del tesserino e del kit didattico rivolto a tutti gli interessati, da anni l'associazione che mi onoro di rappresentare, ha detto il presidente dei Falchi del Pollino Valentino Cioffi, è impegnata con passione e dedizione in questa importante opera di educazione e prassi per l'utilizzo del corretto modo di salvare, ove vi fosse la necessità, la vita delle persone. È tutto, grazie per averci seguito.